La bufera di vento che da diverse ore imperversa in provincia di Agrigento ha causato danni e devastazione, ma soprattutto disperazione perché molte famiglie hanno subito importanti danni alle loro abitazioni e anche autovetture. Nessuna zona della città dei templi è stata risparmiata. Qui ci troviamo nella via passeggiata archeologica. Il vento ha sradicato un albero secolare che ha invaso la carreggiata. L'arteria è stata chiusa al traffico veicolare per diverse ore e i vigili del fuoco a fatica hanno risolto il problema. Al centro storico la situazione è più complessa. Il salotto cittadino, via Atenea, stamane è stato interdetto al transito per via della caduta di calcinacci e pezzi di intonaco dagli stabili. Nella salita Madonna degli Angeli il vento ha spazzato via alcuni tetti delle abitazioni che hanno causato problemi alle attività commerciali della zona. Alcuni cassonetti dell'immondizia sono stati trasportati dal vento e hanno causato danni alle autovetture in sosta. Nella zona di Santa Croce un pezzo di tetto che si è staccato da uno stabile ha raggiunto addirittura la via Garibaldi. Davanti alla questura il vento ha sradicato un grande albero, un palo della luce e la pavimentazione risulta compromessa. Ma i disagi hanno interessato anche gli abitanti della zona bassa della città capoluogo. In via Callicratide, Manzoni, Dande, rami di alberi hanno invaso le carreggiate e in alcuni casi hanno anche provocato danni alle autovetture. È caduto quasi del tutto il muro di cinta della strada che conduce al cimitero comunale. Grossi e imponenti alberi si sono staccati dal terreno distruggendo anche alcune capanne e lamiera di proprietà dei fiorai. Problemi e disagi anche al villaggio Mosè, dove addirittura sono risultate allagate anche alcune abitazioni. Danneggiata la segnaletica stradale e cartelloni pubblicitari. Le insegne di diverse attività commerciali sono addirittura state spazzate via dal vento. Si susseguono gli interventi dei vigili del fuoco, chiamati per rimuovere cartelloni pubblicitari divelti e alberi sradicati dal forte vento che soffia in Sicilia, con punte addirittura che raggiungono i 100 km all'ora. Al centralino dei Vigili del Fuoco di Agrigento sono arrivate oltre 500 chiamate di aiuto. Al porticciolo di San Leone d'Agrigento, infine, gli ormeggi delle imbarcazioni hanno ceduto, scaraventandole sugli scogli.